Che giorno è per voi oggi? Oggi è una bella giornata perché insomma si viene a festeggiare il fatto che questa ditta finalmente c'è un acquirente. Tra l'altro l'acquirente è il nostro più grande cliente, la ditta Bellandi. Persone che da 10 anni a questa parte hanno riempito lo stabilimento di pezzi, per noi è lavoro e stipendi da portare a casa. È una giornata da segnare sul calendario, quella di oggi, per i lavoratori della manifattura del Casentino che produce il panno casentino. Oggi è stato aperto il tavolo regionale sulla difficile vertenza e sono stati ritirati i 18 licenziamenti. Dopo il fallimento l'immobile era andato all'asta ed era stata un'altra azienda aretina, il colosso dell'Information Technology Aruba, ad opzionare l'acquisto. Il loro passo indietro ha consentito all'azienda tessile pratese Bellandi di acquisire lo stabilimento e consentire così la prosecuzione della produzione dello storico panno. Il progetto è quello di mantenere intanto l'occupazione, di continuare con un'attività che era in pericolo e noi abbiamo fatto la nostra parte, come sapete, acquisendo l'immobile. La gestione in questo momento dovrebbe rimanere nei piani, nelle mani di questi valenti signori. Adesso può partire il progetto di rilancio e intanto il cappotto ordinato dal re Carlo III di Inghilterra è arrivato a destinazione. Il cappotto per re Carlo è pronto, è già stato consegnato e siamo onorati di questa cosa. Finalmente rimosso questo ostacolo enorme, messo in sicurezza l'immobile e soprattutto i posti di lavoro, potremo appunto finalmente discutere dell'azienda, di questa produzione e di come rilanciarla per assicurargli una prospettiva gloriosa almeno quanto la sua storia. Ci sarà da fare i conti anche con il caro energia, perché questa è un'azienda energetica. Un altro argomento importante, per cui qui occorrerà intervenire con investimenti importanti, soprattutto con il fotovoltaico eccetera eccetera, quindi bisogna vedere cosa offre in questo momento il mercato per poter intervenire al più presto anche da questo punto di vista. Con l'acquisizione della proprietà da parte di un imprenditore del settore che è interessato alla produzione si apre ora una nuova fase che però deve vedere tutte le istituzioni con l'azienda, con il tessuto imprenditoriale fare un passo in avanti che deve essere quello di un progetto di rilancio, di riqualificazione di questo prodotto che è un prodotto identitario, un prodotto storico, ma su questa storia va basato il futuro del panno del Casentino. Quindi credo che il progetto debba partire dalla formalizzazione di un marchio che lo tutela e poi anche una fase di rilancio e di presenza sul mercato che oggi esiste, ma in un segmento molto molto specifico, molto molto di nicchia, e forse invece occorre che questo prodotto, che questo panno, che queste confezioni diventino più conosciute e anche diventino sul mercato un prodotto che dà maggiori soddisfazioni a chi lo produce.